E se un uomo morto 5.000 anni fa potesse raccontarci la sua storia? Questo è il tema del nuovo romanzo di Piero Lotito. Scrittore e giornalista di origine sant'agatese, che apre la porta ad una storia che riprende la vicenda umana di Ozi, un uomo vissuto in un'epoca prima sua. Pietro Bove, ringrazio il circolo dei lettori, la Proloco e la libreria Ubic, qui rappresentata da Alessandro Galano. È sempre difficile spiegare perché mai si scriva un libro, perché è insondabile, insomma, allo stesso autore il motivo per cui si mette a raccontare la storia. È la vita di un uomo di 5.000 anni fa. Che cosa può esserci di più semplice, immaginiamo, della vita di un uomo di 5.000 anni fa, che non aveva complicazioni come le nostre, no? Non aveva attrezzi, non aveva cellulari, non aveva... quindi una vita semplice, una vita naturale. Però dalla descrizione del professore si comprende come questo romanzo proponga una stratificazione di temi, di problemi anche potremmo chiamarli, problemi soprattutto per l'autore che ha dovuto dipanarli. Ma la bellezza non è solamente quella che noi possiamo definire fisica, la bellezza è un concetto filosofico che abbraccia anche i comportamenti, insomma, l'indole di una persona. L'indole di una persona può essere bella o brutta. E a me è piaciuto descrivere Oz come un personaggio, in fondo, egli stesso, bello, nell'accezione che noi diamo oggi al termine, cioè una persona dai pensieri positivi. Positivi non fosse altro che è stato inseguito, è stato ucciso. È una persona che viene uccisa, rispetto all'assassino, ha sempre un grado di bellezza in più, no? È forzatamente così, deve essere così.